facciamo, vedete? Ci dobbiamo fare una foto tutti e tre. Io sono il portinaio Pellegro e mi tocca venire in muro. Esatto. Lui fa finta di niente, ma sta passando la parte. Così, fa così. Capro. Mamma mia che vento, che se andiamo avanti di questo passo domani ci troviamo sotto un altro comune con questo vento. Figge, non continua, tanto vento non costa niente, vero? Figge. Serremo subito. E nevica anche, ecco, ci voleva anche la neve, bene. E va bene che nevichi, va, così domani ci sarà tutto più bianco e tutto più pulito. Figge, che inverno, figge, che inverno questo qui. Povera momina. Senti quella come prega. Ma anche lei andare a morire di venerdì, si sa che il venerdì porta scalogno, Che poi che se non so se fosse morta di giovedì, o magari di domenica, può anche darsi che insomma si salvava, come non so. E va ben però alla sua salute, però qualche scusa devo trovare per bere. Che profiga. Ah. E quella prega e mi bevo. Ma vi siete spaventato? E perché scusi, vi siete spaventati? Di là che è morta! Lei arriva tutto vestito di scuro, vi siete spaventati! Ma che scemo! Aspetti che devo bere perché mi devo tirare su! Ma cosa diceva quello papa? Me pa fosse scisto. Scisto quinto, cosa diceva? Ah, non lo so io di quali studi lì, o non le ho fatte di quali studi. Diceva. I morti sono morti. E non si muovono. E fino a lì? Sono i vivi quelli che mi mettono paura. Ah sì? Non lo so perché io non mi imbarazzo. Io sono Masiniano. Dio e popolo e basta. Vabbè. Povera signora Geronima. È vero, poverina. Poverina. Ma d'altronde, a quest'ora lei sta meglio di noi altri. Ah sì? Non ho capito, cosa ha detto? Dicevo che a quest'ora lei sta meglio di noi altri. Ah sì? E allora perché non ci andate a dare il cambio? Se sta meglio che noi altri! Scusa, ma udisce le cose, quello lì dice basta, di noi. Basta, sì. Don Gaetano.
conosci? A Santina di là vorrebbe dire ancora un po' di rosario. A cui poi? Ancora? Ma chi ce lo impedisce? Che lo dica, chi ce lo impedisce? Ma se non venite voi a dare l'inandio, l'avvio, e se poi siete stanco a lui? Ma no, che non sono stanco, vengo subito. A me che vengo, non sono stanco. Noi invece lo siamo, e tanto. Va bene, a me che vengo. Grazie. Poi piuttosto, Pellegro, state aspettando qualcuno, vero? Ma no, un sciupedrì? Sì, ero lì. Confessiamoci un po', voi siete qui per sorvegliarci, per riferire tutto, vedere quello che si fa a Santina de là, tutti quelli che potrebbero portare ombra sull'eredità, vero? Ma voi non capite. Ma voi non sapete, Benardo de Nomo, che restiesci in tu sacco anche voi? Mi in tu sacco perché? Pellegro, pare che gesseggia in la carta. Ah sì? Dove si parli di un certo portinaio a nome Pellegro. Di campo, si parla bene o si parla male in questa carta qui? Non mi fai un scemo, Pellegro, in la carta della defunta, della povera signora Geronima. Ah, in testamento, dove pare che la povera signora Geronima si sia ricordata anche di voi. Ma pensa un po' che donna di... Che donina quella lì. Pensare quando mi diceva: Pellegro, mi andate a comprare un poco di tabacco, ma mi raccomando che c'è di Macubino, lei la voleva col minuto. Oppure mi diceva: Pellegro, mi andate a vedere dov'è la mia cella. La cella era la sua gatta. In tutto questo periodo te cruse de becco non mi ha mai bagnato il becco di un quattrino. Vuol dire che adesso che è mancata, diciamo, se solo non so mi lasciasse la chiave della cantina. E che cantina! È qualcosa deciso la chiave della cantina. Ah, sì? E adesso che sapete? In guardia. In guardia perché? Da chi? Se dovesse arrivare Sciupedrin, sorvegliarlo. Ah, sì? Riferire. Guardare tutto quello che fa, ascoltare tutto quello che dice. E domani mattina riferirmi. E se dovesse chiedere di me... Nessuno, intesi? Nessuno. Noi non ci siamo mai visti. Noi non ci siamo mai visti, non so manco chi sia lei. Ecco, sì, va bene. Basta che mi lasci la chiave della cantina, poi. Qualcosa di più della chiave della cantina. Ah, sì? Sì, adesso io vi lascio... Grazie, che non ho sempre bisogno. Vi lascio la benedizione del Signore. Cosa lei sa dire? La croce, fermo il segno da croce. No, io sono masiniano, Va bene, attenzione alla gamba, l'umidità, mi raccomando. Tranquillo, che è solo un po' di sciatica. È risolta questa faccenda, un bel viaggetto all'Urso e torno indietro come un bersagliere. Sì, papà. Buonanotte. Buonanotte, che Dio me lo mondi. Ma pensa un po', figlio, che soddisfazione quella donina lì. Io l'ho sempre detto che era una donna, ora non so, ma avesse magari lasciato un appartamento, o non so, anche magari solo la chiave della cantina, quella lì che è una cantina, che pro. E vieni a lui a questo rosaio, E Don Gaetano vuole? Don Gaetano l'ha chiamato d'urgenza, non lo so, è andato via, l'ha chiamato d'urgenza, non lo so. Povia Scià Geronima. Oggi in figura e domani in sepoltura. Sì. Eccoci. E pensare che 3 giorni fa, ero venuta qui ancora a giocare a scopa con lei, E mi aveva dato cappotto, Vabbè, diciamocela tra noi altri. E sono io che l'avevo fatta vincere. Appunto, perché quella io la sapevo. Sì, ma perché quando guagnava le ho tutta contenta, tutta felice. E mi... a lui. Speriamo che se ne sei già accorta, e che mi abbia ricordato nel testamento. Un'altra che vuole cambiare di casa! E voi, Cosa ne pensate, su Pellegro? Io non me ne imbarazzo, io sono masiniano. L'unica cosa, quello che penso io, è che quello che avrebbe diritto a questo testamento è Leo Pedrin, secondo. Momento, quello non conta, No? Quello che conta è che questa è una turta. Cosa è questa? È una turta. Natur. E ce n'ha da essere un pezzo per uno.
Ecco. Io sono impiegata al catasto, sì. E so che un pezzo per uno non fa male a nessuno. Teatro. Io al catasto non ci sono mai andato, ma che un pezzo per uno non fa male a nessuno, quello lo so anch'io, Cici. E va bene, basta, sì. Anco in bagio, e poi me ne andiamo a casa, che si è fatto tardi. Sì. Mi è un po', come male triste, mi è un po'. Che gente, figlio, che gente. Questi qui non vedono altro che palanche, palanche, interessi, mangiare bene, a proposito di bere, bevo anche. Che gente, figlio. Povia Scià Geronima, povia donna. Una santa era, una santa, una santa. Vabbè, ma non si stia tanto a scontrare. Pensi alla sua fetta di torta, che intanto quella fine lì, poi la facciamo tutti quella fine lì. Buona, oh, salve Gigigna, come sta Marta? Come stai, Eva di Gigigna? Perché non ti tacciami su Luigia? Se mai, signora Luigia. Pensiamo tra cugine. Sì, cugine, perché voi non siete quella Che... Chi siete? Bianca Guastavino. Ben che vende? Frutta e verdura con tanto de negozio. Sì, sempre erbivendola. Cugine, una cosa che mi fa ridere, ma tanto ridere. Ma che stupida cretina scema, Macarui. Ma te senti un pellegro? Ho sentito, ma io non mi imbarazzo, io sono masiniano, Dio e popolo è morto. Guarda quando l'hai impiegato catasto, se dà tanta importanza. Ma mio so perché. Sì? Mio so perché fa così, perché pensa che quella di là mi dà più a me che a lei. Ma chi, scusi? Mia cugina Geronima. Perché Geronima è sua cugina. Se mai il buon'anima del papà della signora della mia cugina Geronima. Era il fratello della buon'anima di mia madre, fratello e sorelle, Guastavino come me. Sì. E il fratello della buon'anima di mio padre. Non capisco cioè. Era il figlio di, aspetta un po' che non mi ricordo più bene. Dei fratelli Bandiera forse. Ma sì, insomma, siamo parenti. Sì, sì, ho capito, un'altra fetta. Un'altra fetta di torta che se ne va, quello che capivo. Ma ce l'ha che da gente? Sì, che mi figgia con la serva da signora, quella lì. A proposito di vostra figgia, ora che mi ricordo, mio nipote Mimmo, grandebole per vostra figgia. Con questo gau Mimmo? Un debole. In tuo cervello che l'ha un debole. Oh, Pellegro, mio nipote, Mimmo, quello che cura in bicicletta, al corridore. Il corridore? Sì. Quello lì che corre in bicicletta? Parola, come tu con carne battezzata. Va bene, toccatevi la vostra di carne battezzata. Ma sarai contento, no? Sono contentissimo, sì. Adesso, come l'avete detto, mia figlia hanno shortici da casa. Ma Pellegro... Ma se riesci mica al contrario, mio nipote è il corridore. Corridore, corridoio. Anzi, no, sala da pranzo. Quando poi mia figlia ha fame, cosa che dà da mangiare? Gomme di bicicletta o che dà? Quando ci viene appetito ci fa fare il giro con la bicicletta intorno al tavolo, ci fa fare. Per oggi va bene, ma domani? Domani si fa la luna domani. Voglio dire, domani ti tamme roba. A chi ne ha finì? Chi le rediterà? Mio nipote Mimmo, no? Naturalmente quando sai ho dei ciutanti, Ecco. E io dico che per ora intanto siete ancora giovani prima di essere dei più tanti, quindi... Pellegro, un appartamento, una bottega, una cantina dove nughe manca niente. E a chiave da cantina chi l'ha? Galocchi insieme a tutte le altre. Ma poi se capisce, poi... diventerà di mio nipote Mimmo, no? Si vedrà. E del resto c'ha anche una parte dell'eredità anche lui. Lei un'altra fetta! E va bene, ora vagadì un po' di rosario alla... Tu sei di fette, Mimmo! Salve! Giù nel portico faceva troppo freddo, così sono venuto su perché... va bene, cinque minuti vado a dire qui eterna alla cugina. Pellegro! Oh! Volevo chi un Mimmo! Pellegro, buonasera! Guardate che bello suvinotto! Bene, se ne lo dici!
Pellegro, ho dato la buonasera. E che il signore te la mandi, te la mandi. Buonasera, buonasera, ciao cugino, ciao. Cugino? Eh sì, perché due o tre minuti che diventano tutti così. Già, già, finisci, che ti mi dai fastidio. Stai fermo. Pellegro, cosa ci sarebbe da dire? Cosa ci sarebbe da dire? Intanto vediamo un poco, vediamo un po'. A mestiere, a soldi, a palanche, a lavoro, cosa è che ti fai? Cosa che è? Corridore, corro in bicicletta. Corri in bicicletta? Mi dispiace per i paracarri. Comunque sai che quello lì è un mestiere che rende ben poco, quello lì. Un mestiere che basta arrivare, Pellegro, palanche, sì. Palanca cappellate. Cappellate te ne do tante, senza non ne vai via di qua, che arrivi prima, attacca la bicicletta. Te ne do tante che non ti trovano manco più all'anagrafe, te lo dico, io te lo dico. Ma parlate, parlate perché non sapete. Che? L'altro giorno ho fatto un démarche. Cosa hai fatto? Un démarche. Stanno attento con un marrage mi perché te... E fatelo dire da Carletto. Da chi? Da Carletto. Carletto. E chi è il tuo Carletto? Chi è? Mio manager. Il tuo manager. E ti che te credi con questo manager lì, un Carletto, deve fare le palanche con questo? Eh sì. Ma se non mi capitano di guigne, allo sprint non mi batte nessuno. Non ti capita un guigne allo sprint? Ma... Ti che è una bella guigna proprio a dire. Si vedrà, si vedrà. Nella Milan Sanremo. Anche a Milan Sanremo. E ti te credi di portare a casa tanti qua a Milan Sanremo? È quello che ci vorrebbe. Cosa? Ci vorrebbe una buona casa. Ah sì? E non te mica scemo. Tu vorresti mia figlia che ti prendesse anche una casa? Ma no, una buona casa di gomme, di biciclette, che mi faccia correre. Ah guarda, se vieni sotto casa mia ti faccio correre tanto io che ti vedo che non ti trovi manco giù la strada. Agugna, agugna, lei ha... Che persona. Stai calmo. È un sprint. È un sprint, te lo dico sprint. Ad ogni modo, cosa ti ha capito? Questo qui ha la ghigna bicicletta, te l'ho detto, quelle lì sul mestiere che non vanno tanto alla moda. La prima era un po' contraria. Sì. No. Io penso solo questo. A me dispiace solamente che tua lava, quella lì che lei da là, che poi scema non è proprio di tutto. Non ti dica niente, cioè, si faccia bindolare con te e ti diamenta tutto quello che ti capisce, mica solo quello lo capisci. Subito era un po' così. Poi quando ha visto di cosa si trattava, quando ha visto lo sprint. Subito ha venduto uno scialle antico. Ah. E poi un paralume di quelli a 5 becchi. A 5? Becchi. Becchi. Ha venduto uno scialle antico con coda a 5 becchi? Per comprarmi la bicicletta. Oh, dico, se una donna così tanto intelligente deve vendere quella cosa lì per cantare una bicicletta. Che poi ha attaccato un mese un padre braga, poi va a contare di tutto. Dani, fermo! Vabbè, adesso che sapete la situazione, cosa dite? Ma... Te ne dico tre di cose. Che te scemo, con cosa. Ma manco dopo l'eredità? Ma finisci la scemo. Ma il signore ha fatto male a prendersela. Era una santa donna, una brava donna. Ma certo che è rimasta proprio bene. Sì. Sembrava viva, via Gianca. Come se dormisse. Vabbè, coraggio onesta, niente. Consolato e Lala, lasciala un po' sta quella lì. Subito qua in mano, subito. Comunque voi altre due andate un po' a riposare. Sì, siamo stanche. Sì, andiamo subito. No, ma non ho detto a lei, ho detto a loro due che sono tre giorni che non dorma per via di questa cosa. Ma parente come siamo, potevate dirmelo, che veniva a dargli il cambio. E vabbè, magari sarà per un'altra volta. Anzi, no, ci sarebbe da vegliarla questa notte. Mi sono tipo impressionabile da notte. E poi domani mattina tu mi devo curare un mercato. Ah sì, deve correre. Sì. E perché non ci mandate qua al corridore al mercato? Sì, così non vengo a carriera. Ma vent'anni che ci facevo la vita insieme. Sempre piena d'attenzione per tutto. Sì, accendo un po' le candele. Povera mia cugina. Figgio, cosa fa una fetta di torta? Vabbè, andatevi un po' a riposare. Ma sei tu un po'. Quasi de colpo, no? Ma no. Qualche dispiacere, qualche magagna qui e là e poi non ci riesco. E poi. Adesso lei sarà in paradiso con suo marito. Con suo marito? Ma scusate un po', suo marito non era ragioniere finanziario, economista? Sì. Ragioniere liquidatore. Ragioniere liquidatore? Lo era? Sì. Allora non so se sei andato in paradiso. Perché? Perché ragionieri. Vabbè,
Comunque andatevi un po' a riposare voi altre due, su. Che qui ci sto io. Va ben, vado anche mica tanto che non c'è niente da fare. No, veramente che l'ho detto, ci sarebbe da vegliarla questa notte, ecco. Mammi, sento tanti di quelle dolori da tutte le parti che volentieri. Guardi, stia attenta perché quella che è morta di là ci ha avuto la stessa effetto all'inizio, poi le tronche te le bella che sei cara. Crepi la trolla. Mica l'ho detto. Va bene, andiamo, va. Va bene. Andre, anche voi andate. E adesso andiamo, ma. Andiamo, Mimmo. Mia Mimmo, tu e Lala se ne va, vani anche ti, vale che le meglio. Buona, arrivederci. No, non si mica impara caro, mi? Buona. Andate, andate. Buona notte. Non so se andare anch'io, ma non riesco mica a prendere sonno. Ah, no? Sto ancora un po' qua. Va bene. Poi quando vado di là dalla finestra le dico ancora un rosario. Ho capito, Posso? Buonanotte. No, aspetta un attimo, che io devo stare qua stanotte, allora vado di là a prendermi lo strumento, così almeno mi tiene compagnia, eh? Perché questa notte devo stare qua solo io qua a vigilare. E perché? Eh? Perché? Una in segreto, non posso dirlo, ma devo. Perché? Una in segreto, non posso dirlo. Insomma. Una in segreto di Don Gaetano, ma non posso dirlo che me la dico. Però devo stare a vegliare stanotte. Esatto. Vado a pigiare uno strumento. Un segreto di Don Gaetano, chissà cosa ci sarà sotto, Qualcosa è sicuro. Eh sì. Va bene. Ma ci rimane solo suo papà? Eh sì. Io poi sono un po' stanca, devo andare a dormire. Sedetevi. Ah no, è già qui, allora poi... Ma suona il clarino. Ah sì. Perché ecco. È un clarino, Cioè, beh, io stanotte me ne metto qua, bello tranquillo, mi metto a suonare, bello tranquillo. Perché devo stare qua a vegliare con la di là e devo controllare che non succeda niente, dai, capito? Ce l'ha ordinato Don Gaetano. Don Gaetano, me l'ha detto Don Gaetano. Non posso dirlo, ma me l'ha detto Don Gaetano. Va bene. Chissà cosa, che pasticcio c'è. No, state tranquilli. Andate. Buonanotte. No, aspettate che devo andare a prendere anche quello per pulire il bocchino. Arrivo subito. Ma porca miseria. Ma... Li studia tutti. È permesso? Avanti. E salute. Grazie. Tempi matti. Allora ci sfidiamo. E quando è partita? 3/4 d'ora fa. Tutto alla malora è andato. Di là c'è qualcuno? No, non c'è nessuno. È rimasta bene? Benissimo, andate. Allora vado a... Sì, vada. Salute. Grazie. Tempi matti. Ma chi è? Ma io non l'ho mai visto. Ah no, sarà quello delle pompe funebri. Ma quanto ci sta? A posto, così mo pulisco. Tanto deve passare tutta la notte. Vabbè. Ciao, buonanotte. Allora io vado di là, dico ancora un rosario, se sente parlare sono io. Ah, ancora? Sì, così arriverà in paradiso. E ci arriva con le raccomandazioni. Così si può darsi. Andate. Buonanotte, Pellegrino. Buonanotte. Papà, dimmi. Mi raccomando con l'istrumento lì. Questo che? Piano, Ma lei è nano che non lo suono, figurati cosa vuoi che faccia, farò 2 o 3 stimpelate così. E papà, mi raccomando anche con quella bottiglia lì. Ma questa qui rumore non ne fa? Tu piano, Lo so, ma mi deve accompagnare tutta la notte, vanni tranquilla, vanni. Buonanotte. Ah, figlio. Capro. Non si sarà mica svegliata e gli è venuto un raffreddore, oh? E cose che su mica una sciascina. E cosa ne so io? Da dove è passato lei? Sono così sottile che sono passato dal buco della serratura. Sono passato dalla porta, no? Sono venuto qua per fare il mio dovere. Ah, ho capito. Lei è venuta a prenderci i connotati alla signora. Ma che connotati? Non lavora in comune, non è venuta a prendere i connotati? Ma le pare che io ho la faccia da municipio. Allora è venuta a prendere le misure da cassa. Ma che misure?
Non la metteranno mica in te in sacco come i gatti, eh? Lasciamo perdere. Io sono Matteo Navone, nommo che quando tira un pugno a un toro, quello crolla come una capretta. Vabbè, io non sono mica in toro, cosa significa farmi così? Lasciamo perdere. Lei cosa fa? Io cosa? Faccio il portinaio. E poi? E poi sempre il portinaio. E poi? Guarda, se mi vuole che mi metta a vendere banane, vendo anche banane, ma mi faccio un portinaio. Ma non faccia lo scemo, eh. E cosa ci fa qua? Cosa ci faccio qua? Se una è passata, diciamo, dalla parte dell'altro mondo, io sono qua per vegliarla. E poi hanno paura che si prenda una costipazione con tutti questi colpi d'aria che ci sono. E mi dica un po', ha mica visto qualcosa? No, visto qualcosa no, ma ho visto che adesso è un po' di tempo che in un minuto diventiamo tutti cugini in questa casa qui. Ma lei vorrebbe insinuare che io non sono parente della signora... No, ci assomiglia come una goccia d'acqua, anche di profilo. C'ha un po' i baffetti, però anche lei un po' di baffetti ce l'aveva, quindi... Vabbè, io vado adesso. Sì? Ci vediamo. La saluto. Arrivederci. Buonanotte. Buonanotte, e che il signore gliela mandi. Ma mia, questo qui dovevano mandarlo in giro qua a Museruolo come un riaggio questo qui. Che faccia, figlio. Ah, vediamo un po' se riusciamo a tirarci fuori qualche cosa che... Non c'ho più una... Che piace, ci stanno? Capro. Salute. Ma che notte che lei questa chi sono stesso? E che da fare quella faccia lì? E che da fare questa faccia lì? No, mi conoscete? Sì, lei è il signor Petrini. Oh. E allora adesso statemi un po' a sentire. Negli ultimi giorni, diciamo tra vei anche, sì. Si presentò qualche giunta in questa casa? In questa casa qui? No, nessuno. E la Gianca con relativo nipote sono nessuno? No, quelli lì erano di passaggio. Erano di passaggio, sono passati. E cosa sono venuti a fare? Sono venuti a dirmi che a sua figlia piace, cioè a suo figlio piace mio figlio. E poi? Per altre cose? E no, che poi vogliono portarla a Milano, alla Milan Sanremo, in Sciacalla. In Sciacalla, che a Calla da bicicletta. Oh, va bene. E si è mica presentato qui anche mio cognato Matteo, per caso? Sì, o si presentò quello lì. Per dire cosa? Per dire che quello lì ho le strade. Mi ha detto che lui con un pugno ammazza i tori. Cosa fa? Ma ce l'ha? Cosa fa? No, ma ora io dico una cosa. Dice così, io con un pugno ammazzo i tori. No, adesso state bene a sentire. Negli ultimi, diciamo, 3 mesi, sì. Nella cantina della mia defunta cugina, sì. Sono sparite... Sì? 30 bottiglie di Barolo, di quello bu, di quello vegio. Sì? E 6 sacchi di carbone di quello forte. Ah. Sì. Voi ne sapete niente? Niente. Io invece ho le prove che un ladro, un incerto, Pellegro, portinaio di questa casa. E siccome mi ladro in casa mia non ne veo giù, perché adesso che è morta la Geronima, questa è casa mia, sia ben chiara, allora mi domani mattina vado a fare una bella denuncia. E un certo portinaio di nome Pellegro se la vedrà un po' brutta, diciamo così. No, senta, non mi faccia queste cose qua, capisce che io sono un portinaio, diciamo, poi mia figlia ha perso il posto ultimamente, non c'ha un lavoro, capisce? Allora cerco, mi do da fare così, anzi, se dovesse capitarmi un mestiere, un qualcosa, un affare, vedrò di farla tramite anche lei, capisci? Va bene, vediamo. Comunque, a questa situazione si può ancora rimediare. Ah sì? E com'è? Mi hai detto che vostra figlia l'ha perso il travaglio. Sì, ha perso il lavoro. L'assumo io. La prendo a lavorare. Bene, mi fa piacere. Però in cambio mi dovete fare un giuramento. Giuro. Sì, è muto come il pesce. È muto come il pesce. Anzi, pesce come un muto. Ecco. Muto come un pesce. Insomma, muto. Va bene, e ricordatevelo bene. Io qua non ci sono mai stato. No. Intesi? Sì, io non l'ho mai vista. Giuro. E allora silenzio. Allora silenzio, io non l'ho mai vista. Proprio, non so manco più. Silenzio. Qua dico che gradito do venga do carbunga questo che grande lingua in questi posti che cammino su. Se l'avevo indovinato, vigliacchi delinquenti. Comandi, cosa c'è? Ditemi un po'. Eh? Ditemi un po'. Sì, mi dica. Rispondete bene se non ve sparo, eh? No. Ve sparo.
che faccia? Sì. Viene barcone illuminò. Sì. Ed era un barcone che è una donna. Illuminà? Sì. Cosa che fa? Quella lì alla Geronima. Cosa che fa? Chi ha lei? Non so, glielo vado a chiedere, glielo vado. Lo fermo scemo, per piacere. È andata a chiudere quelle tendine. Sì, ma lei non spara. Se è lui che spara, andate. Se non ci faccio sparo sul serio. Ma senti, tu c'è città in questa casa qui? No. Io vado, ma lei non spara. Chiude le tendine, per favore. A me un poco si mi tocca a farmi che sono in portina. Ecco, chiuse. Oh. Ecco qua. Va bene? Eccolo, chiude testamento. E questa è tutta opera di Don Gaetano. Ah sì? Sì. E allora, intesi. Se non vi faccio sciortire la faccenda do Barolo e do Carbon Vegio. No. Siamo intesi? Io giuro, non ho visto niente. Va bene, allora, sito. Sì. E buonanotte. E buonanotte. E buonanotte, buonanotte. Buonanotte. Poi dico che la dita. Poi uno è in antipatico. Questo che insomma è capitato assoluto che fa una faccia così, brutta antipatica che lo vedeva. Vabbè, me ne andrò a suonare anche un po'. Io di qua non ci posso più stare, perché questi qui non mi fanno. Vabbè, me ne bevo ancora un goccio. Ci sono novità? Poche, ma col pepe. Ma allora si tratta dell'affare passa l'acqua. Sì, però capisce, non posso parlare. Si tratta come di un segreto di confessione. E allora? E allora ho fatto bene intendere a quella che mi ha confidato la cosa, che trattandosi di difendere le povere pecorelle dalla rapacità del lupo, era suo imprescindibile dovere di coscienza venire a riferire all'avvocato quanto mi aveva detto in confessione. A momenti sarà qui a raccontare la rava e la fava. Bene. E così facendo lei ha trovato il sistema, diciamo, di salvare il segreto della confessione? Sì, ho comunque ritenuto giusto prevenirne l'avvocato. Mi vuole annunziare? Oh, mio dovere. Ah, ho avvisato, diciamo così, la turba degli interessati, senza però andare nello specifico. Saranno qui a momenti. Capito. E se dovesse chiamarmi a cercare una certa Santina, avvertimi in mantinente, intesi? Capito, dalla A alla Z. Avvocato, che di là, Don Gaetano, posso farlo passare? Avanti. Prego, si accomodi. Grazie. Spingere, che è scritto negro e grosso. Permesso? È questo lo studio dell'avvocato delle Piane? Esattamente, è proprio questo. Ma per caso, è mica stato qui Don Gaetano, quello del parroco della Maddalena? Ho capito, lei è la signora Santa. Sì, precisamente. Si accomodi. Va bene, grazie. Ma ci sarà tanto da aspettare. Oh, tranquilla. Ma che tempi che per aria c'è di tutto. Esatto, aria pesante. Sì. Ma... Oh, brava. Vedo che è stata puntuale. Brava. Sì. Ma... Comoda. Grazie. Ma... Ok, no, lei può pure andare di là. Prego. Avvocato delle Piane. Piacere. Allora,
c'è qualche dispiacere, signora? No, c'è qualche dispiacere? Non vorrei poi andare nei pasticci. Nemo, so che qui non c'è questione di far delagne. Stia tranquilla che se mai io sono uno che la leva dei pasticci. Mi raccomando, perché io poi non vorrei avere delle grane, sa, ma, con me. Ma perché? Ma delle grane con sciupedrino. Ma signora, lua! Calma. Lei è qui unicamente per raccontarci ciò che ha visto serenamente, proprio tranquillamente e niente altro. Niente. Quello che ho detto a Don Gaetano è la pura verità. Ecco, allora ce lo dica all'avvocato quello che mi ha detto l'altra sera, perché io non posso parlare, non mi faccia rompere il segreto della confessione. Ce lo dica. Quella sera ha visto Chupedrin. Non mi faccia parlare, su, entrare nella camera. Entrare nella stanza della defunta. Poi... Mi dica, è tutto ciò, mi dica, lei da dove l'ha visto questo? Io l'ho visto da camera mia, dalla finestra. Siamo a un metro di distanza dalla casa. Tutte le mattine ci davamo il buongiorno. E quando è uscito dalla camera si è incontrato col signor... con Chupedrin. Pellegro. Il portinaio. Allora, diciamo che per riassumere, diciamo, lei ha visto entrare il signor Pedrino nella stanza della defunta. E quando ne è uscito aveva una carta in mano. Il testamento. Bene. Sì, che cosa c'è? Di là ci sarebbe una certa signora Guastavino che ha urgenza di parlare con lei. Quella dei nostri, fatela passare. Allora, la faccia passare, ne prenda le generalità. Intanto noi ci accomodiamo di là. Ma ancora, io non posso andare. Un minuto ce l'è libera, andiamo. Vado io, Don Gaetano. Vada. Grazie, permesso. Si accomodi, reverendo, Venite. Accomodatevi. S'accomodi, non ve ne esci un altro. Il vostro nome? Il vostro. Il suo, no? Guastavino Luigia. Guastavino Luigia. Professione? Impiegata al catasto. Parente della povera signora Geronimo. Altro, in secondo grado linea paterna. Bene. Riverito. Riverisce signora Sentina. Riverita. Vado, Arrivederci. Buongiorno. Tirare. E ho tirato. Prego. Dunque, eravamo rimasti buona donna. Buona donna? A me non mi piace, se intendemmo, Buona donna di solito si dice alle persone che non lo sono, e ci intendiamo, vero? E io fino a prova contraria... Ho capito. Lei è di quelle che di notte non riescono a dormire. Lasciamo perdere. Recuperare quella specie di suonatore di piffero. Ciao Luigia, anche lei è qui. Gaetano, se non ho capito male, un sarca du Pellegro. Sì, me. L'ho visto che te lo stai a chi in faccia. Grazie. Riveriscio. Riverito. Dunque, buona donna, riprendiamo. Io le prego di non darmi più della buona donna, Abbiamo capito? Spingere. San Luigi Gigina. Gigina, Daglia. Signora Luigia. Va bene. Prima di tutto, voi chi siete? Guastavino Biancola qui, l'avvocato dall'appello. Guardi, adesso io da fare, ritornate di là, quando sarà il momento vi chiamerò io. Comodi. Comodi? Comodi a noi, apri.
Allora signora, lascia perderti, ma una cosa di una cosa breve perché mi gomme commercio a lega solennamente. Va bene, tirare. Va bene. Che è scritto, sa leggere? E se non so leggere io c'è lui, macarona! Maleducata! È gente da Carruggi, quella lì! Parente? Non lo conoscenti. Dunque, proseguiamo. In che rapporti eravate con la defunta signora Geronima? Glielo sa dito, secondo grado, linea paterna, eh? E quindi cugine. Bene, e poi, che devo dire una cosa, eravamo tanto in confidenza, tanto legate proprio nel profondo. Pensi che tutte le sere, ero da lei a fare la partita a scopa. Mamma, tutte le sere cadesse il mondo, cadesse. E si figuri che un mese fa ulea il suo onomastico. E appena sono arrivata in casa, sono andata a trovarla come al solito. A me dice, cugina bella, che son me, sareste capace di arrancarmi un dente come l'occia? Oh, ah sì? E mi go di teatro, cugina cara. E allora un dente con spago. Ma che coraggio! E tracchete! Ma sarà mia pochissima che conto una cosa appena altra? Bello esemplare di dente canino. Ah, molare. Ma a me sembra canino. Oh, io l'ho sempre conservato qui dentro come un molare. Bene, come vuole. Comunque dicevamo, allora, cugina... Oh, ma cugina. Oh, che ne dico un'altra. C'era in programma? Sì. Avevamo in progetto... Un matrimonio? Un matrimonio lei sì. Con la signora Geronima? Manu, ma come fre? È che anche lei vuole partire. Oh, mi dispiace. Dunque, allora dicevamo, quasi cognate, dente che loccia, spago, confidenziale. Estrazione del dente canino. Molare. Va bene come volete, molare. Però vi avverto che l'oggetto in questione qui verrà trattenuto per un controllo, per vedere se veramente era della signora Geronimo. Ah, ma poi me lo ritornate, che mi detegno. Oh, tanto. Io non lo voglio di certo. Avanti, ripeto. Cosa succede da là? Ma siamo al mercato. Lasciatemi, se non voglio entrare. Questo maleducato. Viene la mia. Questo maleducato che non teatro. Buongiorno. Comunque io non so niente, non parlo, non dico niente. È quello che vedremo. Voi adesso andate di là che dovrà vedersela con l'avvocato. Mi raccomando, fatelo cantare. Sì, fatelo cantare, ci canterò di quella pira. Maleducato. Mi raccomando, orecchio ai discorsi. Tranquillo, reverendo. Io intanto non parlo. Io sono di là se ha bisogno di me. Ecco, bravo. Sì, di là c'è Sansone se ha bisogno di lui. Niente, parlo da solo, parlo. Ma se lo becco da solo, quello dice che faccio una faccia così. Certo. Niente, parlo da solo. È quello che vedremo poi. Se... No, mi non parlo, mi non dico niente, mi non so niente. Ma manco fossi un ladro, manco fossi. Vedremo. Sì, allora tu vieni, questo qui non sa niente, manco tu carbone. Avvocato? C'è il nostro soggetto. Bene, io intanto non parlo perché non so niente. Eccoci al quibus. Che bossa? Al quibus. Quibus. Oh, bene, ecce homo. Sì, sto chi parla in napoletano, come parla questo qui? Ecce homo. Bene. Si accomodi che facciamo. Avvocato, allora il compito... di grattarlo un po'. Oh, lo grattiamo. Ma cosa grattiamo? C'è mica la forma del formaggio da grana che gratta. Si accomodi che facciamo due discorsi tra di noi. Forza. No, io sto in piedi, io di sedermi, sto in piedi. Vuole mica che ci chiamo un po' Schumacher? No, mi siedo. E lo sapevo che mi andavo a infilare in una buccia di banana, lo sapevo. Oh. Io in
intanto non parlo perché non so niente. Vedremo, bene. Allora, innanzitutto lei non deve avere nessun tipo di timore, eh? Mio caro... Pellegro. Mio caro Pellegrino. Sì. No, Pellegro. Pellegrino mi chiamavano prima quando ero bambino. Allora, quando ero bambino ero proprio una pelle, allora Pellegrino. Adesso Pellegro perché sono cresciuto. Vabbè, tutto. Dunque, io ho fatto chiamare qui perché voglio da lei essere illuminato. Reverendo, si accomodi. Si accomodi, scusi, ma se ha bisogno di un elettricista, chiamato, ma io faccio il portinaio. Se ha bisogno di un elettricista, se deve cambiare due valvole, chiama un elettricista. Io faccio il portinaio. Allora, si accomodi, reverendo, si accomodi. Che sia chiaro, che lei non deve avere nessun timore. Anzi. Dunque, allora, lei è venuto qui... No, mettiamo in chiaro una cosa, a me mi ci hanno rebelato qua, non ci sono... Perché io qua non ci sarei per niente venuto, a me mi ci hanno rebelato qua. Inezie. Sì. Dunque, lei si trova qui... Inezie, sì. Lei si trova per testimoniare che il signor Pietro passa... Pedrin passa l'acqua. Che il signor Pietro passa l'acqua attualmente... principale di vostra figlia. Sì, principale di mia figlia. Sì, perché vede, mia figlia non aveva più lavoro, però mia figlia è buona a far da mangiare, a lavare la roba, allora mi ha chiesto se aveva... Ma adesso non divaghiamo, rispondete piuttosto. Stavo parlando, ma le dico, si accomodi. Sono comodo. Devo averlo qui a fianco. Così. Andiamo avanti. Sì. Stavamo dicendo. Sì. Lei deve testimoniare se è vero o non è vero che la notte prima del funerale il signor Pietro testimoniare che si chiama Pedrin? Ma sono inezie, si accomodi. Lei deve testimoniare se il signor Pedrin è entrato nella camera della defunta, ha messo mano nelle sue segrete cose e poi ne è uscito. Ecco, no, io posso testimoniare che quella sera lì lui è entrato, ma se ha messo le mani nelle cose io non lo posso dire. No, non lo so. Lasciamo stare le cose. Però il fatto che lui sia entrato e che poi ne sia uscito non lo può negare. Non può negare che quando è uscito aveva in mano una carta. Aveva o non aveva in mano una carta? Una carta. Aveva una carta? Aveva una carta. Ce l'aveva? C'aveva... Una carta? Non so, l'asso di cupe, non so cosa che c'è bene. Pellegro, voi volete finire in galera? Calma, reverendo, che poi le fa male la gamba, si accomodi. Sono comodissimo, e rispondete. Ma rispondete. Aveva o non aveva in mano una carta? Dunque che quella sera... No, quello lui mi mette in galera. Io gatte da pelare non ne voglio. Che gatte, qui è l'ora di parlare chiaro, per bacco! Calma. Calma, reverendo. Un calmissimo. Calma, sì. Un comodissimo. Calma. Quello è nervoso. Bisogna anche dire che qui presente... Pellegro, io sono Pellegro. Potrebbe essere stato presente ma non avere visto nulla. Ecco, vede. Invece c'è gente che mi manderebbe in galera. Lei sì che è uno che è ragionante, ragionerante. È uno che ragiona, ecco. Allora, diciamo... Ci accomodi, reverendo. Un comodo. Diciamo che mio caro amico... Ma se vuole ci diamo anche del tuo, eh? Noi sappiamo che lei è un fior di galantuomo, vero reverendo? Allora nessuno ha mai detto il contrario. Allora de bottiglia du carbone santo. Allora, se è vero che lei è un fior di galantuomo, deve aiutarci ad arrivare alla verità. Sì. Quindi deve saperci dire se è vero o non è vero che il signor Pietro passa l'acqua
era quella sera. Oh, non ho ancora capito cosa c'è, ma Pedrito. Oh, io che faccio il portinaio l'ho chiamato subito. Questo chicolo è una fatto all'università, non capisce niente. La prego. Allora, il signor Pedrin passa l'acqua. Si è fatto vedere quella sera? Dunque che quella sera... No, ma non posso parlare, no, quello lì me ne tenga... Ladro! Non è altro che un ladro! Allora lo sa delle bottiglie, Duca Rubio? Sì, perché è tanto ladro quello che ruba, tanto quello che tenga a mano. Allora non lo sa delle bottiglie. Allora, manteniamo la calma, la vedete, non c'è seda. Sì, sì. Comodissimo. Sempre comodo. Noi non vogliamo assolutamente fare del male. Ecco, quello è importante. Quello è importante. Lei poi non è una persona che possa pensare di fare del male degli altri, ma ci può essere qualcuno che vuol fare del male a lei. È vero, vede, qualcuno che mi vuole già mandare in galera, qualcuno. Invece io sono un bravo uomo. Sì. Io sono un portinaio. Sono un portinaio, ogni tanto bevo due gotti. Sì. Sono un portinaio, come diceva Masini, che diceva non ti intrigare, non ti mischiare, non fare del bene per non avere del male e stai attento all'occhio come rispondi. Ecco. A lui conviene non parlare. Cioè? Cioè? Non avete visto niente voi. No, io non ho visto niente, non ho visto niente. Ma come cioè? Ma questa è una mezza confessione, ma cosa ha detto? Cosa ho detto? Ha detto, io non ho visto niente, ma nessuno ci aveva domandato se aveva visto. Gli si era semplicemente chiesto se sapeva qualcosa. Ergo, dunque... Perbacco, se ha ragione. Allora, lei deve dirci tutto ciò che ha visto. Ma allora qua non ci capiamo. Allora sono scemo io, siete scemi, cioè da dire... Ma se vi dico che non ho visto niente, cosa devo dire? Per l'ultima volta, sia attento che peggio per lei, ci dica tutto ciò che ha visto. Ma se vi ho detto che... Allora, io voglio l'avvocato. Voglio il mio avvocato, va bene? Se dice Cuscino. Sì, voglio il mio avvocato. Perché io non ho visto niente, voglio il mio avvocato. Va bene. Peggio per lei. Peggio per me. Se me ne vado. Va bene, vado. Me ne vado e voglio il mio avvocato. Va bene, se ne va pure. Ecco, e anzi, se avete bisogno di me, io me ne vado. Se ne vado, ma di qua. Di là? Di là. Io però sono entrato di lì. Di lì si entra e di lì si esce. Questa cosa mi puzza. Perché io sono entrato di lì. E di lì esce. C'è la scorciatoia? Questa cosa mi posa, io sono entrato lì. E di lì esce. Se avete bisogno io me ne vado. Ma avvocato, non capisco. Stia tranquillo che di lì senz'altro non esce. Di là c'è il signor Matteo. Quindi stia tranquillo. Sta tranquillo che di qui non esce. Desidera avvocato. Sì. Allora sono arrivati tutti. Io l'ho fatti chiamare tutti. Benissimo. Sì. Allora li faccio entrare, prenda le generalità di ognuno che intanto io e il reverendo andiamo nel mio studio. Prego, si accomodi, reverendo, si accomodi. E l'ombre? Sarà di là con l'avvocato. Ma quella mezza cartuccia del portinaio Duca Allegro. Avevo capito l'avvocato. No, ho capito. Si segga. E mi dia le sue generalità. Nome e cognome. Matteo Navone. Bene. Nome e cognome Matteo Navone. Di Giambattista. Giambattista, benissimo. Nato a? A Siena. A Siena voi. Ma se si sente benissimo che siete genovese. E allora perché me lo domanda? Ma così tanti per dire.
Mai eravate parente della povera defunta, la signora Geronima? E perché lo mette in dubbio? A minù. A lui. Ma in che linea? In linea che ho sposato la sorella di quell'avanzo di Galiera du Pedrin. Ah, ho capito. E la sua signora è ancora in vita? Signora, sì, la mia disgrazia vive. Ah, va bene, guardi, per me può andare, mi basta questo. Si accomodi, guardi, si accomodi lì in quella panca che intanto io faccio passare qualcun altro. No, grazie, preferisco fare due passi e prendere un po' d'aria. Allora, ma se mi capita quello pellegro. Vada di là nella comune che poi... Vediamo se c'è qualcun altro. Lei, signora Luigi, so già tutto, perciò si accomodi lì nella panca. Lei, signora, qua, tranquilla, sì. Venga, 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 allora. Come vi chiamate? Santina Pedemonte. Santina Pedemonte. Vostro padre? La buon'anima di mio papà si lavorava in porto, Ah, sì? Sì, si chiamava Benedetto. Fu Benedetto. Nata? Boccadasse con due S. Boccadasse. E eravate parente della povera signora Geronima? No, io no, ma ci ho fatto la serva per 20 anni. Oh, sì, sì, allora guardi, può bastare, ecco. Sì. Mi fate la gentilezza, tornate di là nel comune, sì, e mi fate entrare qualcun altro. Sì, chiamo. Oh, sì. Bellissima, grazie. Bianca, grazie, signora Bianca. Gianca. Sì, venga. Oi, mammi, quella da macarun. Entra anche tu che ti fai bene. Maledetti attestamenti, che l'ha inventato? Ho già perso 2 giorni d'allenamento. Ora lasciami di che un po', signora, chi sono io per farmi entrare per ultima? Ma si ricordi comunque? Comunque, bada che parola. Si ricordi comunque che la più cattiva a spelare è la coda. Ma poche parole inutili, eh? Eh sì, ora mi ha tappato anche la bocca, ci vediamo fra un po' che 48. E va bene, come vi chiamate? Bianca Guastavino, con tanto di negozio di frutta e verdura. E ora lasciami di che un po'. Chi c'ha più diritto all'eredità, il passalacqua e il guastavino, perché se non lo sapeste, è il marito della defunta che l'ha fatto, sì? Che l'ha fatto in palanche, eh? E altro guastavino come me, se non lo sapesse, altro che farmi passare per ultima. Figlia di? Figlia di Clemente. Vivente? Clemente, godita l'assurda. Ma io volevo solo sapere se vostro padre è ancora in vita. No, sono 20 anni che... Allora, fu Clemente. E quanti anni avete, signora? Faccia lei, non mi ricordo. E cosa vede a rie? Femo 40, va? E grazie. Allora, amica, Nata? Mignannego. Mignannego. Eravate parenti della povera signora Geronima? E se mai? Sì, sì. E in che linea? È linea Perunco. E cosa che è da ria, come se Mignannego fosse sulla linea ferroviaria di Busalla. Va bene, sedete la donnina. Donnina? Donnina a me? E che vediate anche un po' se sono una donnina, stare bello come una frittata. Ma sedete là. Brava, così avanzo da ferrarmi qualcosa. Non certa distanza, le semplice igienica. È l'educazione che è la più difficile. Anche vestita da domenica siete sempre una macaruna. Non è il vestito della domenica. È un vestito comprato per l'occasione, neanche costato parecchio, Quando si ha un dispiacere, si ha anche il dovere di farlo vedere. Sì, mi invece il dispiacere, invece te metti male addosso, che ho fatto di 3 mesi e una benedizione dai frati cappuccini. Boom! Lei è una signora, si vede che ha un certo stile. Grazie.
L'avvocato tutti in piedi. Ah, sono così stanca, sono stanca, lasciami stare. Ci sono tutti? Manca Osho Matteo. Signor Matteo, sì. Ma, Bene, allora, comodi, eh? E adesso comodi. Noi, signor Pedrino. Sì, va bene, vedremo. Allora. Il gioco è pieno. Grazie. Allora, noi altri vogliamo impugnare il testamento nelle mani dell'avvocato Grondona, nel quale di una sostanza di 5 milioni di lire nomina erede universale il signor Pietro Passalacqua. Allora, noi sosterremo che dopo quel testamento la scomparsa ha scritto un altro documento, della cui esistenza abbiamo prove dirette e indirette. Bene. Posso? Allora, prove dirette. Un documento redatto in carta semplice e non firmato, una copia del documento redatto in carta semplice e non firmato, stipulato da qui presente Don Gaetano, uomo al di sopra di ogni sospetto. Un santo, pensi, avvocato, che... Con calma. Il quale è pronto a testimoniare che la scomparsa ha scritto una carta. Benissimo. Prove indirette. La pietà della defunta non può certo averle suggerito di defraudare della sua carità le pie istituzioni di beneficenza. Va bene, avvocata, quelle che pensiamo gli altri dopo. È tempo. Poi noi sappiamo che la scomparsa non ha mai voluto negare ai suoi parenti il beneficio della sua eredità. Lasciatelo parlare, brutti maleducati. Senti da che pulpito. Allora, benissimo. Adesso, se fate silenzio, passo a leggere le carte, la relettura del testamento, prima del testamento, del documento che il nostro buon amico Pedrin Passalacqua ha avuto la agilità di fare scomparire. Allora, io, Geronima Passalacqua, vedova di Gioacchino Guastavino, ancora sana di mente, dichiaro che non riconosco come mia ultima volontà che il presente testamento, del quale nomino esecutore il signor avvocato Antonio Delle Piane, lui, abitante in piazza San Luca 8, incaricandolo, sentite bene, di dividere la mia sostanza a beneficio dei bisognosi miei parenti. Sì. E c'è ancora un... Ci ho fatto la serva per 20 anni. Stavo giusto dicendo che c'è anche un codicillo. Codicillo, che sono letto codicillo? È come di un appendicite. Per favore, allora, lascio specificatamente lire 100.000 alla mia buona domestica Santina. Sì, sono 100.000 franchi a Santina. Ma guardi bene che si sarà sbagliato. No, ma io ci ho fatto la serva per 20 anni. E vabbè, se ci avete fatto la serva, che vi aspetteranno gli 8 giorni, mica 100.000 franchi. Vergognosa. Allora, possiamo fare un po' di calma? Ok, va bene. Maleducati. Allora, c'è dell'altro, C'è un altro piccolo codicillo. Lire 50.000 e la chiave della cantina al portinaio del mio stabile, Pellegro Pedemonte. È un delinquente testimoniale da mettere in galera. Pedrin, vuole il ladro, 50.000 lire e le chiavi della cantina. Pedrin, vuole il ladro, testimonio io. Quanta gente? Dove eravate? Lo dirò. Beh, testimonio io, Pedrin, vuole il ladro, le chiavi della cantina e 50.000. Pedrin, vuole il ladro, testimonio. Allora, loro tutti
si possono accomodare di là. E mi raccomando, silenzio con tutti. Silenzio con tutti. Chi ha mai parlato? No. Questa chi ha parlato di contino? Non si allontani che forse c'è ancora bisogno di lei. Ci aspetti di là. Figuri, avvocato, arma al piede. Arma al piede, questo è simpatico. Lei rimanga qui con noi. Niente, parlo sempre. Maria, allora, lei vada di là. Riverito. È un ladro, testimonio, le chiavi della cantina ci vanno da lì. Lei vada di là. E finché questo signore qui con noi, non ci sono per nessuno. Tranquillo, avvocato. Lei si sieda. È un delinquente, testimonio io. Sì, sì. Si accomodi. Sì. Vediamo. Si accomodi, reverendo. Allora, adesso lei è disposto a parlare. Sì, sì, vi dico tutto. Spremetemi come un limone che vi dico tutto. Ma perché non ha parlato prima? Che discorso? Quello là mi ha detto che mi metteva in galera. Ma chi è quello là? Un pellegro, quello lì. Quello no, pellegro. Sì. No, un pellegro sono me. Un pedrin. Sì. E perché mai? Lei lo sa perché mi metteva in galera, lo sa? Me? No? Lei nemmeno lo sa. Ma perché lui diceva che io avevo rubato 30 bottiglie di Barolo e 6 sacchette di carbone. Ed è vero? Eh? Ed è vero? È vero? Siete voi che... Ah già! Guarda che è lei che deve attestare di questo carbone, di queste bottiglie. Ma avvocato, mi guardi un po' bene in faccia. Le sembro uno che... Non so, mi dica lei... No, dico, le sembra uno che può, eh? Insomma... Lei le sembra uno che è? Queste bottiglie le avete rubate o non le avete rubate? Allora, era... Beh, diciamo che... Era una calunnia. Era? Era una calunnia. Per le bottiglie no, per il carbone sì, perché non mi piace. Scusi, ma lei si è fatto spaventare da una minaccia così infondata? Ma anche perché ci vogliono dei testimoni. Se c'è una accusa, c'erano dei testimoni. Il signor Pedrin aveva dei testimoni. Cos'è questo? Il signor Pedrin che... Dei testimoni, se aveva dei testimoni. Molendente quello lì. Vabbè, ma non divaghiamo, risponda. Il signor Pedrin aveva... Aveva dei testimoni per questa accusa. Chi? Il signor Pedrin. Aveva dei testimoni per questa accusa. Mi dica un po', ma le bottiglie possono fare da testimoni? Ma le bottiglie semmai sono il corpo del reato. Io? Il corpo del reato. Ah sì? Sì. E cosa bisogna fare? Bisogna farle sparire, buon uomo, su. Ah sì, si fanno sparire? Certo. Vado e vengo. Ma dove va? Vado a far sparire le bottiglie e... Ma allora l'accusa era vera. Mi sono fregato da solo. Delle bottiglie sì, ma del carbone no, perché l'ho assaggiato, non mi piace. Com'è possibile un uomo con una... faccia così da galantuomo. Lo so, ma sai, delle volte adesso, le facce... Adesso la situazione è grave. Ah sì? Certo. È grave la situazione? Ma perché vedi? Perché vedi? Tutto è successo. Tutto è successo che la signora mi dice un giorno, mi dice, signor Pedrino, mi vada un po' giù a mettere a posto la cantina. E ora si vede che non stava già bene, perché mi ha dato proprio la chiave della cantina. Allora io sono arrivato giù in cantina, e ti vedo, quante bottiglie che c'erano. C'erano delle bottiglie di tutti i tipi, alte, basse, medie, divise per 2, divise per 4, divise per 6, tutte lì in fila, ma erano attaccate. Una attaccata all'altra, quando mi hanno visto erano contenti perché hanno detto taci che questo mi divide un po'. C'era un'etichetta una contro l'altra, non si leggeva manco che etichetta era. Insomma che allora io ho detto ma poverini, anche perché il vino attaccato un po' patisce, è vero? È vero, bottiglia con bottiglia, è vero? Che poi arrivi in fondo che l'ultima bottiglia è quella casserese, tutto è brutto. E allora ho detto, ne levo un pochettino. Ne ho levato 30,
Ho levato 30 bottiglie per fare respirare le altre. Infatti, quando ho levato le bottiglie, le altre facevano... Ah! Proprio le bottiglie facevano... Ah! L'ho sentito io! Proprio erano contenti qua. Sembrava che gioissero queste bottiglie, vero? E allora... Un benefattore. No, non guardi. Guardi, io veramente dovevo una medaglia per l'umanità igienica. Una medaglia per l'umanità igienica. Una medaglia. E così, però per il carbone, e così è andata così. Insomma, che allora, lei quella sera ha visto Sciopedrini entrare nella camera o no? Dunque, che io quella sera lì, io non so come sia entrato, non so come, me lo sono trovato lì davanti. Ha iniziato a dire silenzio, non parli con nessuno, e poi mi ha iniziato a dire che ho preso le bottiglie, che ho preso il carbone. E lì aveva ragione. Per le bottiglie no, per il carbone no. Cioè per le bottiglie sì, per il carbone no. E insomma che allora continuava a insistere e poi ha messo diciamo la mano, ha messo la mano sulla maniglia della camera. Ha messo... conciso. No, era da solo. Ciso è il giardiniere, ma non c'era quella sera lì. Lui era da solo. Ha messo la mano sulla maniglia e ha girato la maniglia, perché se non la girava come passava? Ha girato ed è entrato dentro alla stanza, stanza della sì. È entrato dentro e poi è uscito con un papè, con una carta in mano. Prosegua. No, lui non ha proseguito, è rimasto lì. Vabbè, ah, io proseguo. E insomma che poi è arrivato lì e mi dice adesso stai attento perché io ti sparo, mi ha detto. Mi ha detto che non mi ha sparato perché io la botta non l'ho sentita. Ma ha detto stai attento che ti sparo e vai a chiudermi, tirami giù le tende, c'è un barcone lì. Tirami giù le tende del barcone che c'è una donna che fa luce, che c'ha tutta la luce, io non so, c'aveva una donna illuminata che ci guardava. Una donna. E allora io ci ho chiuso le tende, anche lì mi ha detto chiudile noi perché altrimenti ti sparo, ma anche lì non mi ha sparato. E poi è uscito con questa cosa. Ma non è che avrete per caso preso un abbaglio? Cosa fa? Oh, io che ho preso le bottiglie e Volevo sapere, intendevo dire se avete preso un abbaglio, se vi siete sbagliati. Ah, credevo che avessi preso come diavolo del ladro anche lei. No, che abbaglio, è proprio così. E adesso fuori le mie 50.000 lire e la chiave della cantina. Vedremo. Vedremo. Come vedremo? Mi ha detto tutto, fuori. Innanzitutto lei deve firmare questo foglio e poi avrà quello che gli spetta. Firmare quel foglio lì? Oh, sì, beh. Cosa l'è? Questo è tutto ciò che lei ha detto presente del Don Gaetano per avere le 50.000 lire. Sì. E la chiave della cantina. La chiave della cantina. Sì, ma io qua non leggo né delle 50.000 e né della chiave. E ne avrà quando avrà firmato questo documento. No, io non firmo. E perché non firmo? Non firmo. E perché? Perché l'ultima volta che ho firmato un foglio così e c'avevo un prete davanti, mi sono sposato. Io non firmo. Non firmo. Mi dispiace, ma io non firmo. Comunque adesso me ne vado che devo andare a fare un lavoro. Devo andare a levare le bottiglie. Non c'è. Beh, figlia, cosa c'è? Papà, scappa. Perché me ne deve scappare? Non può parlare, che è l'avvocato. Avvocato, lei lo sa che io sono al servizio del signor Pietro Passalacqua. Un Sciopedrin, sì. Beh, un uomo che io non conosco è andato a casa del mio padrone, un Sciopedrin, per avvertirlo che mio papà è qua a raccontare tutto per mandarlo in galera. Un Sciopedrin è matto e sta venendo qua. Sapevo bene come diceva. Oh, ma quello là ha detto, vedremo chi andrà in galera. E pare stia venendo qua con un paio di guardie. Ah, sia tranquillo. Ma voi altri sei matti? Dove vai a cavare? Papà, scappa! Ma cosa sta? Ma giù di guardie! Ma giù ci sono già due guardie dalla porta dei carabinieri messe giù lì così come aspetta. Ma sia tranquillo, che quelli sono di guardia al consolato. Sono lì giorno e notte, sia tranquillo. Ecco, credevo che fossero per me, che paura. Ma dove vado? Non ho posti da andare. Dove vado? Vabbè, ma papà, vai prima che arrivi, no? Ma non so dove andare, dove vado? Vabbè, ma con le mie conoscenze, anche se dovessero arrestarla entro domattina,
so chi far intervenire, insomma. Quindi io stanotte dovrei dormire al fresco. Possibile che con le sue conoscenze non ci abbia un buco da infilarmi? Va bene. Vada al convento dei frati di Oregina. Si presenti al frate guardiano, si faccia segno della croce e si presenti a mio nome. Ma... vedrà che sarà accolto in amicizia. E stia lì finché non la manderò a chiamare. Ma Don Gaetano, io sono mazzignano, non posso andare dai frati, cosa che faccio dentro? Ma cosa c'è di male? Se poi preferisce la galera. Ma ne ho dai frati. E il signore sia lodato. Ma si può sapere che cosa ha fatto mio papà, avvocato? No, sia tranquilla che non succede niente di male, andrà tutto. Vabbè, mi vado, stai a sentire, Santi. Vai un po' a prendere il mio strumento che ci suonerò. Ci suonerò qualche canzone, farò ballare i frati. Sia tranquilla, andrà tutto, tutto bene. No. Tanto. Frati, ma io non ce lo vedo mica. Arrivo! E arrivo un attimo! Sì? Sì, sì, sta bene! Sì, ce la do subito! Arrivederci! Signor padrone! Una lettera dall'avvocato, posso entrare? No, no, posatela lì che poi vengo io. E beh, come si sente? Meglio? Bene, benissimo, ma intendo riposare ancora 10 minuti. E va bene, le porto un caffè? No, ho detto che voglio riposare, poi chiamerò io. E va bene, riposi in pace. E cosa che sei guasto l'impianto? Arrivo! Presto, fammi nascondere, Ma qui non si può vedere? Ma cosa ti è successo? Perché si vede, si nota? E se mai, ma cos'è? Motospiego. Cos'è? Motospiego. Papà, ma come ti parli? È napoletano. perché vedi qua lassù in convento? In convento c'era frate. Fra Pasquale. E lui parlava napoletano. Io parlavo in genovese e così facevamo a conversazione. Sì, vabbè, ma lì che cosa? Questa qui è stata una circostanza. C'è qualcuno? È stata una circostanza sfavorevole. Sì, vabbè, ma dai, che il signor Pedrin potrebbe arrivare da un momento all'altro. Pedrin, ma non mi hanno detto che c'è venuta una mezza cricca, che è andato a letto, che c'è venuta una mezza cricca? Ma quello c'ha 7 anime come i gatti. Ma l'ha anche un vivo quello lì. Ma che sposa, ma è Vin? Oh, papà, parla e poi sparisci. Dai. No, sparisci. No, perché quando... Ma c'è qualcuno? Quando dice un proverbio che dice che quando la volpe ha paura si deve andare nella tana del lupo. È la volpe, Don Gaetano, il lupo lo conosce, capito? Don Gaetano, ma non è stato lui che ti ha fatto scappare dai frati, scusa? E ci avrei messo la firma a vita, ci avrei messo. Pensa, che laggiù c'era un vino, ma un vinello! Un vinello che ti andava giù come l'acqua. Ti andava giù e poi saliva su, friggeva. Saliva su e ti andava in da capo. Arrivava in da capo e saliva in tuo cervello, in da capo. Infatti lui faceva in da capo. E allora, quindi che ti espulsi di vino. Può darsi che sia io che posso di vino, sì. Se tu conosci ordine quello lì. Dimmi un po'. Ti sembra che io sia un uomo da lasciare una spina aperta? Spina da butte? Casomai se uscisse il vino me lo bevo tutto, giusto? Io non capisco, papà, non capisco. Mo te spiego.
e napoletano, perché quello là mi guardava e mi faceva mu, ti spiego come faceva, in napoletano. Insomma, che questi qua mi hanno fatto andare subito. Venga, si accomodasse, ci seguisse, e io gli ho detto, io vi seguissi e mi accomodassi, ma se mi diceste dove mi portasse, capito come ho imparato bene il napoletano? E insomma, che a forza mi hanno pigiò e mi hanno portato giù in cantina. Sì. Mi hanno portato giù in cantina. Tu dovevi vedere quella cantina, ce n'era di tutti i colori, dal bianco al rosso, erano tutti lì, ce n'erano piccole e grandi, fatte un poco, tutte così, tutte mosse così. Una fa, ma tu dovevi vedere quante razze di vino che c'erano. Sì, ebbene, e poi c'era una botte. Sì. Una botte, ma di un grosso. Ma di un grosso, che ho detto, voglio andare a vedere dove finisce, sono arrivato a metà, sono tornato indietro, non ce la facevo. Aleana butta che secondo me, poi vi possono dire quello che voglio, secondo me, quella botte, prima hanno fatto la botte e poi ci hanno costruito il convento, perché era grossa in Tenamale. E era tanto grossa che ci passava tutta la rivista fino alla fine dei nostri giorni, quello lì, te lo posso dire. Quindi ti che passò la rivista. Sì. E vabbè, insomma che non si sa come sia andata questa cosa qui. A un certo punto, quando Fra Pasquale è andato a prendere il vino bianco per fare la messa. Sì. Sembrava ci fosse entrata l'acqua del Bisagno in quella cantina. L'acqua del Bisagno sul monte del convento d'origine? No, cerca di capirmi, non era l'acqua del Bisagno, era il vino bianco della botte grossa, hai capito? Ho capito, insomma, che io non so se era come sia andata, non lo so, ma non so se era un sogno o se navigavo. Che navigavo? Sì, perché ti spiego, io ero lì che bevevo. Sì. Ero lì che bevevo a fianco a una fontanella. Sì. Però non era un sogno quello lì, bevevo sul serio quella volta. E insomma, che a un certo punto l'acqua saliva, io li bevevo, e l'acqua continuava a salire, allora ho detto, ma mi levo i mocassini e faccio il giro del torrente senza passare dal ponte. E lì continuava a crescere quest'acqua che cresceva, allora mi metto a nuotare, così se nuoto mi salvo. Mi metto a nuotare, ma l'acqua continuava a salire, io me la sentivo qua vicino alla gola, allora ho detto, mi metto a chiamare aiuto, perché mi è successo un giorno, che quando ero in porto, sì, c'era uno lì che gridava aiuto nell'acqua, faceva aiuto, guardi, aspetti un attimo, perché io con l'acqua vado a chiamare un amico. Sono andato a chiamare l'amico, quando sono tornato quello lì non c'era più. Ora dico, mi ha disturbato, io sono andato a chiamare l'amico, quello lì sarà andato. Ma papà, ma sarà negato, no? Ah, dici che ha negato? Certo! Lo vedevo che smanatava, va bene, insomma che allora io ho detto, qua bisogna che faccia una cosa. Ho capito che mentre gridava aiuto, aprendo la bocca, mi entrava l'acqua. Papà. E allora ho detto, se io la bevo tutta, non la nego più. È che era tanta, e ti dico che in quel momento lì ne arrivava di tutto. Scendeva di tutto da quella qua, arrivavano cani morti di tutto, arrivava di pentolame. Sì, vabbè, ma date poi! Sì, e poi a un certo punto arriva, mi vedo da distanza una carrozza. Io mi sposto di qua, la carrozza mi segue di qua. Mi sposto di qua, la carrozza mi segue di lì. Allora sempre nel sonno dico, devo prendere prima io la carrozza, prima che la carrozza mi prenda me. Allora mi sono avvicinato, a un certo punto, PAM! E ho sentito una botta. La carrozza. La carrozza. Ho capito. L'occhio? No, questo qua è un pugno di fra. È un pugno. E la bacata? È la bacata, è questa qui. Bene. Ma hai capito perché loro si sono creduti che sono stato io a lasciare la spina della botte aperta, hai capito? Ma papà, ma la verità, la spina della botte grossa era aperta, sì, in cantina hanno beccato te, sì, e a lui è la verità, no? No, sono gli spiriti. Sono gli spiriti, perché in tempo di guerra gli spiriti andavano nei conventi e ce n'è rimasto due o tre lì. Sì. Spiriti. Sono gli spiriti. Vabbè, dimmi un po', è venuto per... A un certo punto, allora cosa si è sentito? Tutti questi frati che gridavano. Andatela a prendere, allora mi hanno preso e mi hanno chiuso dentro la cella, tre giri di chiave, tre giri di chiave dentro la cella. E poi, andiamo a chiamare Don Gaetano, ha detto. Sono andato a chiamare Don Gaetano. Quindi io non vorrei mica che io stia lì a aspettare Don Gaetano. Allora io mi sono calato giù dalla finestra, piano piano, sono arrivato nell'orto, sono arrivato nell'orto, stanno a vedere. Mi sono preso, non so se li vuoi tu, mi sono preso due carote, ho preso due carote e poi sono venuto qua, e dai, come qua. Ale, un fatti
E ora niente, tanto Don Gaetano non ci viene mai più in mente di venire qua a cercarmi. Ma Usciu Pedrini ha detto che se gli capiti davanti ti spara. Come mi spara? Sì, che ti spara. Ma quello lì è fissato con gli spari. Ma ha fatto lo sparare una volta, ma ha dato la caccia, possibile che deve sempre sparare quello. Ma lo fa, sparisci di qua. No, guarda, ricordati bene che a ratto vivo non ci manca mai un buco da nascondersi. Ma quale buco e quale buco? Sparisci di qua. Sì, io vado via, sì. La lettera dell'avvocato, dove vuole? Lei lì. Va bene, andate pure. Ma che spesa di vino. Papà? Ok, esatto. I avvocati, tutti peggi, tutti uguali. Arrivo. Ma che spesa di vino. Arrivo. Andate pure, ma io non ci sono per nessuno. Mi raccomando. Fammi passare che sono atteso. Vabbè, ma che maniera. Questione di 2 minuti. Paesano. E cosa saiva questa? Una minaccia? Minacce? Ma no! Che spisa di vino! Mi, son chi per ragionare? Per ragionare? Come se fosse facile ragionare con certa gente. Calma, Pedrin. Mi son chi per fatte una proposta. E allora senti ma proposta. Senti, cognato bello, la proposta sarebbe questa. Ma anche stu chi sono uppifero. Va bene. Mi lascio tutto, lascio che tutti gli altri si facciano anche mangiare la camicia dagli avvocati. Ma in cambio, io e te dobbiamo venire a un patto. Mettigli una cifra, una parola, una cifra qualunque. Sentimi, cognato bello, mi non ti caccio lì manco una castagna secca. E in quanto alle mie palanche, ti posso garantire che non ne vedrai nemmeno l'ombra. Tu e casomai quelle che hai rubato, eh? Per questo vedrò di farti una bella denuncia. E comunque tu vorresti dividere con me le palanche che secondo te io avrei rubato. Io sono qui per reclamare i miei diritti. Sì, ma a danno di quelli che vorresti tradire. I miei non tradisci nessuno. Perché a me non te lo permetto. Senti, Pedrin, io sono qua venuto a farti una proposta. A nuva, ubriacati fino a tappo e ci vedremo a Filippo. Vabbè. Non capisco, mi sono un pifero più su dei vini, non so se capisco. Ma che ci ho accanto? Dica. Pedrin, di là è tutto fatto, Sì. E torna a riposare un po'? Ma no, grazie, mi sono riposato abbastanza. Però mi dica un po' una cosa, Sì. Ma ha mica rotto una bottiglia di vino lei stamattina? No. Allora, e ma mai visto ubriaco? Più su dei vini? Ma mi veramente, no? E ma mai visto suonare il pifero? Ma mi no. Ma mi allora non riesce a capire cosa succede, ma che sono tutti matti, ma non so. Vabbè, torni a riposare. No, grazie, mi ho riposo abbastanza. Vabbè, mi vado. Vada pure. Una fronte. La chiamano. E chi la chiama? Vada, non lo so. Mi vedi? Allora, comincio. Fila. No, ma non c'è nessuno, devo uscire, devo andare di là in camera un momento, poi arrivo. Sì. Boh. E buon riposo. Grazie. Riposo eterno, non buon riposo. Hai visto come sono nascosta, hai visto? Fila di qua, fila, che è l'argomento. Ma vedi che non hai nessuna tattica, lo vedi proprio adesso che bisogna andare nello specifico. Te capisci o no? I guastavini e i passalegua cercano di farsi la guerra uno con l'altro, di levarsi il formaggio da sopra la pasta asciutta, hai capito? E con questo adesso vedi che uno è già venuto e adesso arriveranno gli altri. E io adesso vado da Don Gaetano e gli racconto tutto. Così mi scusa l'affare della botte grossa e mi dà le 50.000 lire e la chiave dalla cantina. 50.000 lire? Sì, è la chiave della cantina. Ma quali, papà? Non hai sentito l'avvocato quando ha letto la signora, quando è morta, ha lasciato un testamento con scritto che mi lascia a me le chiavi della cantina e 50.000 lire. Ma io non lo sapevo.
sapevo, papà, non mi hanno detto niente. Te capire, quindi adesso io me ne vado, quando arrivano quei parenti là, io me ne vado e vado a dire tutto a Don Gaetano e vedrai che mi scusa tutto. Ma guarda, papà, che ti avranno preso in giro, eh. Come mi avranno preso in giro? Perché? Ma mi sembra strano, e il signor Mimo me l'avrebbe detto. Continuiamo a avere la relazione con quello là da bicicletta a cui si è fatto il tuo coscienza? Vabbè, mamma, che discorso. Zena è piccola, nostra, ha strette, carugi, e può capitare di trovarsi faccia a faccia. Ecco, vuol dire che finché a Genova ci sono le strade strette vi trovate sempre faccia a faccia con quello lì? Vorrà dire che faremo allargare le strade, va bene? Vabbè, comunque, domandaglielo te quando lo vedi, no? Io quando vedo quello lì? Quando vedo lì te che do in pugno altro che quando vedo quello lì. Ce lo domando io. Ma tu pensi che... Arrivano, te l'ho detto, ti vedi che sono tutti chi? Ti vedi chi? Ti vedi che sono tutti i parenti, ti vedi che arrivano tutti. Vani, vani. Ma intendiamo parlare direttamente con... te chi? Te l'ho detto. Te chi anche tinta casa di ladri? Sì, sì, anche me sono tinta casa di... Cosa ti è successo? Niente, è un neo che mi è venuto. Cosa vi interessa? Ma è un neo, non mi interessa. Ma sento un po' che sono stanca. Anche me. Ecco, sa se tanto di te che sa se. Noi non abbiamo un lugar con la, un lugar con un ciclista, non c'è un ciclista. Mimo, vedi. Questo qui sta mai porta, fermo, questo qui. Il corridore qua. Ecco, bella roba. Te saluto. Oh, Pellegro, ti sei messo a fare la box, eh? No, questo qua è un campione? È un campione che succede a quelli che danno fastidio alle ragazze che sono in via Cairoli. In via Cairoli? In via Cairoli. E tu sei tenuta a fare in via Cairoli? Non ti avevo detto che ti potevi vederti in bottega? Eh sì, è brava, in mezzo alle banane e ai finocchi, brava, brava. Io la denuncio per Fredrigrafa, quella lì. Ma Pellegro, che sei a destra, ben staremo bene tutti, una bottega fornia, un appartamento, una cantina fornitissima. E coi soldi dell'eredità mi è venuta anche in mente una bella idea. Oh gente, cosa siamo, un chi per combinare matrimonio? Ma che matrimonio? Questa chi ha cura? Questa chi... E intanto vediamo un po' le chiavi della cantina. Chi è che l'ha vista quella cantina? Nessuno l'ha vista questa cantina, mio. Che l'ho chi insieme a tutte le altre. E se diventiamo parenti, allora potrebbero passare agli sposi, eh? Cosa ti ne dici? E dico che è una pratica in sospeso per ora, diciamo. Vabbè. Allora. Vai. Vabbè, mia. Ti stai fermo? Mi dà fastidio sto che continua a fare. Hai ragione. Fa girare la testa. Sì. Mi vago per quella cosa lì da Don Gaetano. Mi raccomando, se per caso... incontrece Don Gaetano, mi raccomando, zitto, zitto. E che non sappia anche che ci siamo noi qui, mi raccomando. Senz'altro, io vado da Don Gaetano e te che dico tutto, poi ci vediamo dopo. E saluto, bella gente, vi saluto. Salute il centaio. Mamma no, Nesta, intendiamo parlare Ugeus? Sì, ma non si sente tanto bene. Vabbè, ma che scherziamo, mica l'abbiamo invitata a ballare, eh? L'abbiamo solo invitato a fare due discorsi. Va bene, tanto me ne vado. Già che siamo qui, avvisatelo a ammazzare, non c'è una sera. Accomodatevi, tanto non si paga niente. S'accomodi, si dice. Fatela lì sempre quella con la signoria. Si accomodi, madama. Se fa su tanto detto che è palanche, mi faccio fare un inchino anche dalla statua di Garibaldi. Esagerata. Ma arriva o no? Ma viene. Ok, mezzo minuto. E poi cosa fa un crepa, amore? Mezzo minuto le chi? Va bene. Ma che spissa devi? Sì. Ma bevan come terrasse e poi se senta ma. Tanto chi ci rimette qua sono io. Da un mese la Milano Sanremo e io sono ancora qui a basso rodaggio. Oh, mia chi? Lalla? Vediamo, ecco. Noi altri siamo chi a fare sabile e lui suona la piva. Quella lì, se mai, ha
Anulena piva, le inflicorno. Alena piva! Alen flicorno! Cugina, il cappello vi fa da stufa e vi scalda il cervello. Pensate al vostro di cervello. Ma smettetela di litigare, di discutere. Oh, buongiorno, ecco buongiorno. A vostra disposizione. Visita senza preavviso, cosa urgente? Urgentissima. Dunque parlo me, cane senta. La parola all'avvocato. Ecco, senta. Dunque, signor Pedrino, noi si sarebbe qui. Siamo, noi si sarebbe, siamo. Zitta, parlumi. Vabbè, ma fai fitto, Per parlare con la dovuta calma, 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 mi son chi che bollo dentro e fuori, lei dice Gianca, calma. Finisci? Ebbene, allora, signor Pedrino, non è vero, noi si sarebbe qui per parlare del testamento di quella povera nostra parente. Testamento? Sì. Parente? Ma cos'è? Esci testamento, parente, lui non sa niente, semmai non sa manco che lei è morta, vero? Sì, sì. Dunque, signor Pedrino, assetitati, dicevo, noi siamo qui, punto primo, perché si vorrebbe domandare se vi pare possibile, ne è vero, che quella povera nostra parente, Ascia Geronima, con tutti i parenti poveri cagà, abbia inteso imbarcarsi per un viaggio senza ritorno, lasciando tutto, dico tutto, a uno solo. Mentre, ne è vero, Don Gaetano asserisce, lo conoscete Don Gaetano? Sì, lo conosco, sì, sì, lo conosco benissimo. E sentiamo un po', cosa asserisce questo Don Gaetano? Ma guardi, io non vorrei parlare. Ed è una parola, mica parlo di parola. Sta inizita un po', Ecco, dicevamo che si parlerebbe di un trafugamento del vero testamento. Sì, ecco. Ma allora facendo alle grave, Sì, sì. Ma e allora questo Don Gaetano, così, no? Ce n'ha delle prove, perché a Siena che pinde avvocati, go tribunale, basta avere delle prove. Tiratemi fuori le prove. Moleme che capendo e budella o colo. Minacce? Per questo vi manderò in galera. Zitto, zitto, signor Pedrino, perbacco, ecco che le prove ci sono, non è vero? Ci sono, ci sono. E ci sono anche delle testimonianze, sì, testimonianze da far tremare la lanterna. Ma allora bisogna avvisare il presidente del consorzio del porto che la faccia puntellare, se no crolla. Comunque, siccome mica la lanterna non ho niente a che fa, vedete un po' di alzare i tacchi e di andarvene, se no vi denuncio per violazione di domicilio. E così che? Così che, niente sacco di palanche. E quanto a 48? Per me puoi fare anche 49, 50. Basta che ve ne è, se no telefono in questura. Ecco qui, è tombolo, ecco cosa avete ottenuto con la vostra signoria, Calma, calma. Sì, adesso parlo me. Ecco, vi presento a voi il più bel esemplare di ladri dei testamenti. Portala via, se non vi mando. No, voglio dire una parola, se mai. Voglio dire una parola, ladro, ripeto, ladro. Finiscila. No, voglio dire una parola. Allora, che sta finisci, che sta finisci lì, capiba? Allora, sentite, e basta. Allora, sentite, senta, ecco lì, allora. Signor Pedrino, guardi, domando un... voglio dire una parola, finiscila. Dicono che in vino veritas, invece lui ubeve, se ne si ubriaca e la verità se la tiene per lui. E a noi, per contentino, ci suona la piva. Non so manco cosa lei mi sta a fare qui. Sì, l'enflicorno. D'ogni modo, che domando un armistizio, perché qui non arriviamo a una.
E domando di trattare in estremis la causa tra noi altri due, ne è vero? Accettate? Accetto, accetto. Se, ecco, se questo può servire a levarmi davanti al muro certe persone... Ah, ma io via, però non vado via. Va bene. O arriva un sacco di palacca e succede in 48. Gianca, finiscila. Accetto, però vi dico già che c'è poco da trattare. Vabbè, Gianca, si tratta di una questione, un armistizio, è un momento. Allora, trattiamo noi, andate un momentino di là, è una tregua, è una tregua. 5 minuti, se non arriva un sacco di palanche, entro e spacco tutto. Vabbè, andate un momentino di là, sì. Se mai, veniamo. Se ragioniamo un po' e se mai... Entriamo e spacchiamo tutto. Vabbè, entra, allora, finalmente. Pronto? Sì, sì. No, 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 non ancora, no. Ah, lei me l'immaginavo, lo sapevo. Sì. Va bene, signor notaio, poi se sentivo. Grazie, signor notaio, grazie. Ah, finalmente, caro signor Pedrino. Ecco, ora che siamo rimasti soli, non è vero? Dicevo che non è il caso di andare per avvocati, che poi mangio tante di quelle palanche. Vero, che... vero. E dicevamo che se ci mettiamo d'accordo noi altri due, quelli di là le accontentiamo con poco. E poi tra noi altri, cosa ne dice? Tra noi altri, le ripeto quello che ho già detto a loro. Nuove d'ago, manco una palanca. Ah sì? Già. Ah sì. È sicuro che sia l'ultima parola? Se volete ne aggiungo ancora anche due. Punto e basta. Benissimo. Allora vi darò un consiglio, Sì. Mettetevi in salvo la testa. Sì. Perché se quelli di là entrano, spaccano davvero tutto qua dentro, E ricordatevi, caro signor Pedrino, che anche Nerone, quando ha incendiato Roma, usunava, minuso cose, ma fate attenzione anche voi di non fare la sua fine, che a forza di suonare non vi appendono come lui all'albero di Gabba, E ora continuate a bere, e a spussatevi, e a suonare un flicorno! Dagela, fammi un po' se mi... Mi sono africano, ma mi non riesce a capire come fanno a dire queste cose. Su Pedri. Sì, cos'è che? Quelli di là sono matti e se entrano. Ma no, anzi, li faccio entrare, perché qui se no matto lo divento io. Ma però ditemi un po' una cosa, sì. Dite per piacere, perché a me qui non capisco niente. Sì. Ma avete mai visto ubriaco? Ma a me no. Allora, ma avete mai visto suonare ste stupifero chi con soletta fare qui? Veramente? Ma allora chi ci ha cantuti come l'ame? Ma io non so. Va bene. Adesso entrate e cominciate a spaccare tutto. Andiamo, Mimo, tu attacca da lì che mi penso all'ombre. Spacchiamo tutto. Rompiamo tutto. Un momento, ragioniamo. Mentre noi siamo qui a spaccare, a bisticciare, a rattelare, cosa volete fare? Non sappiamo neanche ancora in questo benedetto testamento cose ghe e cose nughe. Ughe. Ah, si sa benissimo quanto c'è. Ah sì? Minusso. Allora spacchiamo tutto. Spacchiamo tutto. Sentimo, cosa c'è? Voi cosa ci entrate? Cosa ci fate qua? Voi. Molto spiego. Spieghimi. Io sono venuto a curare i miei interessi. Sì. Sì, perché nel testamento compare anche lui. C'è. Anche lì. Anche lei. Allora, se siete nel testamento, spaccate pure quello che c'è da spaccare. Però, avverto, alla fine pagherete la vostra parte come tutti gli altri di quello che avete spaccato. Te senti. Ma quello lì... Comodi, se vuoi essere... Oh, mi ha un po' creato un rocchi. Lasciate stare, Pedrino, là un momento, non toccate cose che non sono vostre. Come no, non toccate cose che non sono vostre? No, voi spaccate tutto. Io questo qua come... Un momento. Un signor Rocchi,
Ula ha detto ragioniamo. Sì. E allora sentiamo un po' cosa c'è da dire. Sentiamo un po'. Sentiamo. E poi semmai spacchiamo tutto. Io ho detto solo che prima di tutto io non ho mai suonato nessun strumento. Ma no, quello lì non sono d'accordo, perché io la prima volta che sono venuto qua dentro l'ho visto in casa sua. E sì. Vuol forse negare che io sono entrato qua dentro? Ah, non lo nego. Mi ricordo benissimo. Siete venuto qua a propormi di dividere il malloppo tra noi due a danno di tutti gli altri parenti. Pensa questo qui non sta mai fermo, stai fermo. Però comunque mi con lo strumento, Linesta, lei l'ha già visto con lo strumento a casa mia. Non l'è do pedrine a piva. No, ma casomai è l'empifero. Ma che pif, ma lo è in clarinetto, che degre del nulla, non è in clarinetto. È un ladro dei testamenti che se ne apiva. Ma non è in flicorno, questo qui è una vuota. Dalle dei numi, flicorno, clarinetto, non è in clarinetto. Vabbè, ma adesso questi sono discorsi che non ci interessano più. Usciu Pedri ha detto ragioniamo. Siamo tutto orecchi. Io diciamo che posso fare anche uno scontro, a cosa lei? La lettera del notaio? Lettera del notaio Grondona. Perfetto, grazie. Bene. Allora. Qua ci sono, c'è la lettera del notaio Grondona. Allora. Qua ci sono gli interessati. Vediamo quello che c'è ad ognuno quello che va. Altrimenti spacchiamo tutto. Spacchiamo tutto. Tranquillo papà. Va bene. Papà, come papà? Cosa ti dici papà? Più Pedrina, adesso lì c'è il volere della defunta ed è il momento di tirare le somme e vedere chi ha guadagnato il paradiso e chi si è guadagnato l'inferno. Va bene, confessiamoci pure. Come confessiamoci? Confessiamoci. Vi dirò anzi che la giusta e commovente perorazione della vostra rappresentante e le ultime parole qui di Don Gaetano che mi ha messo al cospetto del giudizio universale mi hanno veramente toccato, mi hanno commosso direi. Però, ancora prima di aprire la lettera del notaio, vedi Gusà che non intendo dividere con nessuno di voi, quante che saiate certamente. Un momento, lasciatemi finire. Fatelo finire, maleducato. Calma, no. Allora, intendevo dire che non intendo dividere con voi perché ve lascio tutto. Tutto agli eredi della defunta Geronima, io rinuncio alla mia parte di eredità, lascio tutto agli eredi. Oh, ma che bravo, noi lo sappiamo. Agli eredi, io rinuncio a tutto. Hai visto? Che bravo uomo che è. Anche voi siete anche voi nel testamento. Sì, e io voglio la chiave della cantina e 50.000 lire. Allora non siete un ladro, no? E noi ma che ladro? Ma si dice non è finito. Sì, Pedrino. Mi lasciate la chiave della cantina e le 50.000 lire. E mi firmo. E mi così non mi darete più del ladro. Ma chi l'ha dato del ladro? Il primo che dà del ladro, lui ce la deve vedere. Ma chi ha detto mai ladro se diceva così Pedrino? È vero, è vero, è una persona corretta, è vero? Anzi, cerchiamo di rimetterci un po' a posto la casa. E adesso dividetevi quello che c'è da dividere. Sì, spaccate quello che c'è da spaccare. Ma si diceva così per dire. Però, mi raccomando, non fai troppo burdello, perché mi sono stanco e mi vado a riposare. Grazie, devo mica metterci le lenzuola, mettere la posta. È brava lui. Hai visto? Le 50.000, 50.000 è la chiave della cantina. Io 100.000. Sì, quella lì 100.000. Sì. È vero? Signori, amici, calma. Che chi se legge un vero motivo da se completa rinuncia. Cioè? Oh mamma. Il notaio Grondona notifica che i pochi stabili della defunta signora Geronima sono oberati da ipoteche. Oh. E i pochi titoli che possedeva, a causa del recente fallimento del banchiere Rossi, carta straccia. E a lui? Zero. Zero? Un vestito nuovo e una corona. 100.000 lire volate. Tre mesi è una benedizione. Tante tramvaiate sono andati via tanti di ne.
50.000 le chiavi della cantina. No, no, vuoi tagliare? Perché siete l'unico che non ci ha rimesso niente. Perché? Perché? 30 buttigie del Barolo Veggio della signora Geronima. Va bene, esatto. 6 sacchi di carbonforte, sempre della signorina Geronima. Sì, quelli sono usciti. E adesso vedo che avete sistemato anche vostra figlia Ernestina. E so che vi sarà recapitata anche la chiave della cantina. E allora? Allora noi niente. E allora? E allora? E allora? Pace alla signora Momina, cosa devo dire? Certo. Pace alla Geronima. Andiamo! Il 15° anno che veniamo qua, ragazzi, è tanto, però siete sempre tantissimi, siete dente grandi. Noi abbiamo sperato fino alle 8 che venisse dell'acqua per non fare la commedia, perché questa sera era il debutto, ma ho visto, insomma, vi siete divertiti. Questa è una commedia parecchio difficile, non avevamo nessuna testimonianza di Govi, quindi abbiamo fatto regia, tutto, ognuno ha messo del suo, e insomma complimenti a tutti quanti perché siete stati bravi, bravi. Grazie. Spero che anche a voi sia piaciuta, grazie. La nostra compagnia adesso è 15 anni che porta in giro le commedie di Govi, quest'anno siamo stati scelti perché per il 50° di Gilberto Govi di rappresentare tutte le commedie di Govi, le faremo a Genova, le faremo a Campo Ligure, quindi chi volesse seguirci durante l'inverno faremo tutte le commedie, le fa su Mui quest'anno. E poi ci vediamo un altro anno con una commedia nuova. Speriamo. Io ringrazio tutti quanti, mio figlio è entrato quest'anno a far parte. Beato lui che è giovane. Che è giovane. E poi insomma ringrazio tutta la mia compagnia perché dico la verità che in 15 anni abbiamo avuto tanta soddisfazione, soprattutto con voi, sempre di più le persone. E la gente mi dice che sono un po' troppo alto, che dovrei essere più basso per assomigliare a Govi. Quando sono più vecchio magari mi spiego. Per ora sono così. Grazie ancora, buona serata a tutti quanti. Ciao, grazie. Buonanotte.